Signori, oggi andrò a fare veramente una grandissima cazzata, perché siamo sugli app e ogni volta che andrò a cadere dovrò fare una penitenza come correre nudo per strada. E sei così sicuro di riuscire... Dai, parla! E sei così sicuro di riuscire a completare questa mappa di Only Up? Beh, io non sono sicuro di completare questa mappa, anche perché guarda quanti cazzarola di tubi ci stanno. Ma sai che cosa devo fare oggi? Ci devo fare un sacco di penitenze oggi. Tu non hai capito però, guarda a me dove sono. Come ho fatto ad arrivare già là sopra? Con tre salti, signor Conti. Lollo, c'ho paura. A parte, ragazzi, che questa è la nuova Only Up, cioè quella del capitolo 3, e quindi non la conosco, quindi io posso cadere da un momento all'altro. No. Mamma mia, ragazzi, stavo per cadere, te lo giuro. Aspetta, ragazzi, sto skippando tutti i livelli, ma non so dove cazzo devo andare. Andando proprio dall'altra parte. Ma... dall'altra parte? Perfetto. No, il problema è che mo cado per forza. Lollo, sono caduto. E adesso, prima penitenza, subito, devi fare una bella capriola. Famo sta stronzata, va. Ok, signor Lollo, facciamo una cosa. Dato che sono un po' una pippa, facciamo le cose insieme. Cioè, iniziato tu mi devi dire come devo. Mamma mia, ragazzi, stavo per cadere, veramente. È super facile questo pezzo. Devi solamente salire sui tubi, cercare la strada giusta. Ma sai qual è il problema, signor Lollo? È che oggi fa veramente troppo caldo e quindi la testa, capito? Oddio, stavo già per cadere. Esatto, a proposito di troppo caldo, tu preparati, perché se cadi c'è un'altra bella penitenza. Questa volta sarà sotto al sole. Che c'è? No, perché sotto al sole? Ma non posso fare le cose in casa, che qua c'ho pure l'aria condizionata. Sto tutto bello tranquillo. No, sotto al sole, decido io, senti qua. Allora, dobbiamo fare questa cosa qua adesso. Sali verso l'alto. Io sono Spiderman, non ti preoccupare. No, allora aspettate, ragazzi, credo veramente di non aver capito, ma ci proviamo. Ok, vado di qua. Ah, ho capito! No, ma è una cavolata. È veramente una cavolata. E poi mi segui ancora? Ora di qua? Può essere così, nabbo? Ok, ci siamo. Siamo già a 222 metri. E voi, signori, che siete arrivati fino a questo punto del video, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e supportatemi nei negozi oggetti. Mettete il codice creatore Conti. Madonna, quanto non so parlare oggi, veramente. Porca di quella puttana. Piccolo quiz per te. Quante stagioni ha il capitolo 3? Ma che cazzo? Non ne so, bello. Non lo so neanche io. Andiamo avanti. Andiamo. Aspetta, signori. No! No, ti prego, dimmi che non è vero. Cosa? Sì che è vero, sei caduto di nuovo. E adesso c'è l'allenamento sotto il sole. Io mi sono sempre sentito Rocky Balboa. Ma certo, allenarsi sotto il sole non... A giocare Pippi e Poppi alla vita di porca di quella trota. Sì, io non conosco questo gioco. Questa volta sarò gentile, dato che ti ho fatto allenare comunque sotto il sole. C'è caldo, no? A voglia, se fa caldo, porca vacca, sono sudato come un cammello. E che ne pensi che questa volta, se cadi, devi fare una bella doccia gelata? Secondo me è una buona cosa, no? Ma ti pare che io, mo, capito, vado al piano di sotto, esco fuori, mi metto il costume e vado a farmi la doccia? Cioè, impossibile. Che freddo. Perché devo fare queste stronzate? Signor Lollo, io ti voglio tanto bene, ma la doccia fredda non ci stava proprio. Cioè, non ci stava. Stavo morendo di freddo, ma alla fine l'ho fatto. Ma era per raffreddare un po' gli animi di questo Only Up un po' così particolare. A parte, signori, che questo Only Up, provatelo, ma a me mi fa solo che girare i coglioni, perché è super difficile. E ragazzi, questa volta io e Lollo abbiamo deciso di cambiare mappa, raga, perché Lollo era troppo scarso, non riusciva ad andare avanti. Quindi gli ho detto se potevamo fare la doccia. Dimmi. Posso dire che non ero mai caduto? Cioè, sono caduto solo per aiutarti. Vabbè, ma tu sei zitto comunque. Comunque, signor Lollo, ma mi puoi già spoilerare la prossima penitenza? In realtà non posso ancora. Tu preparati che sarà molto dura, molto, molto imbarazzante per te, quindi... Un pochino imbarazzante, anche perché io, Lollo, non è che sto da tanto qui a casa al mare. Cioè, la gente mi conosce a malapena, quindi se uno arriva e corre nudo con il coso di fuori, non è proprio il massimo, devo essere sincero. Ma pensa se ti arrestano. Ma perché mi dovrebbero arrestare? Ma no, ma non mi arrestano, ma figurati. Vabbè, allora, prima cosa, Non cado. Cioè, questa è la cosa che ti devi mettere in testa. Io non cadrò mai, perché sono super super forte. È così forte da essere già a 400 metri in 2 minuti? Ed essere caduto per provare comunque la mappa e per vedere se funzionava.
Allora, questa volta, signori, devo pensare a fare un'altra cosa. Non a farla nel minor tempo possibile. Devo andare piano piano senza fare cagate, perché io voglio completarla questa mappa. Non voglio correre nudo e non voglio fare figuracce davanti a tutti quanti. Anche perché questo verrà tutto ripreso. Cioè, se io perdo, devo fare il video. Cioè, devo farvi vedere che corro senza maglietta e nudo davanti a tutti. Oh, povero editor che guarda il video. No, sono io l'editor, anche perché non lo posso vedere da nessuno. La sto a 200 metri, signori. Siamo solo in 2 minuti. Sono troppo forte. Andiamo piano, ragazzi. Ricordatevi sempre che chi va piano va sano e va lontano. Aspetta, aspetta, dai. Pezzo schifoso, non ci credo. Non ci credo. Lollo. No, non è finita, è finita. Hai visto quella parte dove devi saltare, devi entrare nella torre. E poi, porca di quella puzzolina. Quale torre? Sono caduto. Così scarso, Conti? Sì. Ma io sono caduto per scopi scientifici, per vedere se la mappa era ok. Ma tu cadi così? Beh, cioè, ma hai distratto, capito? Allora, ti do un'ultima possibilità solo perché la mappa è difficile. Ti prego, ragazzi, ultimissima possibilità. Poi vi giuro che prossima volta che cado corro nudo. Non mi interessa. Andiamo piano. No, no, se cado faccio una figuraccia davanti a tutta quanta YouTube Italia, anche se mi segue solo mia nonna. Ciao nonna, che stai guardando questo video, ti voglio tanto bene. Prossima volta preparami la pasta col pistacchio, te prego. Ma è buona. Ma poi scusa, sai cos'è la cosa che mi fa più arrabbiare di tutto questo? Non sono le penitenze. Il gioco mi lagga, cioè mi sta laggando tutto. Quindi il gioco si sta mettendo contro di me per farmi perdere, per fare le figure di merda. Tutte le scuse queste, guardatelo ragazzi. Comunque è davvero il vostro youtuber lui? Innanzitutto lo youtuber che tutti stanno seguendo in questo momento, cioè io. Sto correndo nudo per strada per loro. Cioè sto facendo un video dove faccio tante figure di merda davanti a tutti, quindi mi dovrebbero seguire solo per questo. Ma le figure di merda le potevi evitare se facevi only up bene, cosa che non sei capace. Ok, signor Rollo, sono arrivato al punto di prima. Se questa volta sbaglio sono una pippa. Ok, ce l'ho fatta, meno male. E signori, si sale sempre di più. Si sale sempre di più perché oggi il signor Contents non vuole fare queste figuracce, cioè andare a correre nudo per strada. Non lo voglio assolutamente fare, quindi andiamo piano e saliamo piano piano. Mentre quel nabetto di Conti si trova ancora nelle season 1, nei meandri della season, io ragazzi sto per fare l'ultimo salto ed arrivare nella season 2 in solo 3 minuti. Io in 3 minuti sono... Vabbè ragazzi, dai, però capito, cioè lui sta tryhardando, ma lui gioca 24 ore a 24 a sto gioco. E ti faccio vedere anche questo, che guarderanno quelli che stanno guardando il video e non tu per adesso. Ma io faccio così e faccio questo skip qua, ragazzi. Fatemi sapere se lo conoscevate, dell'acqua. Ok, signori, stiamo andando sempre più avanti. Raggiungeremo anche noi il signor Rollo, non vi preoccupate. Ma vi giuro che giocare con la consapevolezza che se cadi devo correre nudo per strada è veramente brutto. Cioè c'ho un'ansia in corpo veramente assurda. C'è anche la scarsità però in corpo, signor Conti, perché qua io in 4 minuti sto alla nave di Mida. Dammi tempo, non ti preoccupare. Ho l'impressione che invece, cioè, mi devo preoccupare, perché ti ricordo che farai nudo tra poco. Senti, stai zitto, non me lo ricordare per favore. Fammi giocare con tranquillità. Guarda, guarda che mi lagga il gioco. Se io muoio. No. Oddio. Allora, aspetta, c'è un problema. C'è un problema, signor Lollo. Ragazzi, io adesso... Sei bloccato? Cos'è? Sì, sono letteralmente bloccato. Cioè, o cado. Cioè, adesso ti faccio condivisione e ti faccio vedere. Lollo, guarda dove cazzo non la so. Dimmi dove vado. Allora, il metodo per salvarti c'è, signor Conti. Devi fare un salto e sprint lì davanti a te a destra, guarda. A destra, qua? A destra sul... No, oddio, no, aspetta. Non posso salvarmi. Indietro. Non posso salvarmi, è impossibile. No, allora, tirati indietro e super sprint verso l'aereo, però quello a destra. Quello a destra. Destra. Qual è la... Ok. Quella a sinistra. Non ci arriverò quello mai lì. Qua. Non ci arriverò mai qua. Arrivi. No. Torna indietro, fai uno sprint e salta. Ma non ce la farò mai, fare. È lontanissimo. Ce la puoi fare. Ma ce la puoi fare. Credo in te. No! Pezzo di... Questa mappa veramente, raga, questa mappa è proprio il quadro generale della vergogna di... Io vabbè, sentite che dico, già mi inizio a spogliare e vado fuori. Fai questa corsetta, va, divertiti. Mi pare che tra tutte le stronzate che ho fatto in...
Secondo voi fa bene correre sotto 40 gradi all'ombra? Cioè io sto correndo, sto tutto sudato. E poi la cosa bella è che mi sono già fatto la doccia. Cioè io ho fatto la doccia e poi mi sono messo a correre. Quindi ora mi devo fare un'altra doccia. Ma che palle! Torniamo a casa che ho caldo. Sono tornato adesso. Mi sono ricambiato, mi sono rivestito. Ho sudato come un cammello. Ho fatto tantissime figure di merda, signor Rollo. Io questo video lo voglio chiudere qua. Vi dico solo, ragazzi, andate nel negozio oggetti, inserite il codice CONTI, così CONTI, e mi supportate al massimo anche su Fortnite. Ma l'hai salutata la vicina? Sì, l'ho salutata e mi ha visto. Ragazzi, vi saluto e lasciate like, iscrivetevi al canale. Vi voglio bene, ciao ciao.